Buongiorno, 24 aprile 2019. Pertanto che ci sia stato molto vento, giorno di Pasqua, di Pasquetta, l'orto ha bisogno di acqua. E qui l'acqua la si prende dal pozzo quando la manda il cielo e col secchio a mano perché il motorino si è rotto. È in povertà come mi ritrovo a vivere a 60 quasi 5 anni con meno di 300 euro al mese, altro che motorino. Già non posso comprare da mangiare, peraltro cibi particolari perché ho una serie di allergie alimentari, eccetera, eccetera, eccetera. E il mercato dei cibi particolari è diverso da quello normale, costa. Comunque, ora vado a mostrare come si innaffia un orto ad aprile del 2019. Buona giornata. Questo è il primo secchio. Ancora si manda giù. C'è ancora il vento, ma un po' di meno. E lo si tira su. Ecco l'altro secchio. Per riempire il bidone nero con cui devo andare a innaffiare ci vorranno 20 secchi. 20 secchi, un secchio a minuto, più o meno 10 minuti. Col motore farei di meno duro lavoro, ma forse impatterei di più. Boom, tonfo. Quando fai il tonfo è pieno. Eccolo qua. Siamo quasi sull'orlo. Non del precipizio, eh. Beh, insomma, climaticamente sì. Climaticamente siamo sull'orlo del precipizio, ma Greta è sola. In Italia abbiamo dei governanti molto molto particolari. Ho saputo che al paese natio di mio padre è stata eletta finalmente forse la prima donna a sindaco. Le faccio i più fervidi e cordiali auguri per il suo mandato. Una persona di assoluta stima ed onestà, ineccepibile. Mille auguri da parte mia al piccolo comune borgo medievale, magico e antico di Oria. Buona giornata.